Giovedì 13 ottobre alle 20.30 torna l'Eurolega del Beretta Famila Schio. Dopo la vittoria della Supercoppa italiana, il Famila Schio ha ancora sete di vittoria. Non sarà facile contro le russe di Orenburg. Ma sappiamo che tu sarai lì a tifare per il Beretta Famila Schio. Giovedì 13 ottobre ore 20.30, pala campagnola di Schio. Beretta Famila Schio versus Orenburg. Il calore di Schio contro il vento gelido dell'est. Non mancare. Si porta a casa il triplete, no? Che chiude anche un po' il cerchio, come ha detto un po' Chiara Pastore, no? Coppa Italia, Scudetto, Supercoppa, e la prima partita, diciamo, che contava in questo fino a questo inizio ufficiale della stagione, l'abbiamo portata a casa in tutti i sensi, e adesso delle prime tre, diciamo così, terribili di inizio stagione, arriva la seconda contro Orenburg. Si arriva col vento in poppa, no? No, si arriva in una buona condizione, l'importante era vincere, perché comunque vincere fa sempre piacere. Era un trofeo per iniziare la stagione col passo giusto. Tra l'altro mancava la nostra bacheca da qualche anno, perché nelle ultime nostre esibizioni avevamo fallito, diciamo così, l'obiettivo, per cui ci tenevamo a far bene. E perché eravamo davanti al nostro pubblico, e perché sappiamo che alle porte c'è una partita importante, quella di Orenburg, che dà l'inizio all'Eurolega. Si parte in casa, anche questo è andato, no? Positivo. Orenburg, parliamo subito delle avversarie, che non avranno, insomma, Becky Hammond, che credo sia andata via, non ci sarà Rebecca Branson, che è un arrivo, ma non ci sarà. Qualche infortunio, se non andiamo errati, che insomma in qualche modo dovrebbe, così diciamo, indebolire tra virgolette. Comunque una formazione molto solida, che ha anche una lunga esperienza in Eurolega. Ma sicuramente è una squadra, come tutte le squadre in Eurolega, che fisicamente è importante. Veremenko sicuramente è la giocatrice più conosciuta e più importante della squadra. L'anno scorso, fra l'altro, quando giocammo in casa, lei non fu della partita perché è infortunata. Quest'anno, come dici tu, hanno cambiato qualcosa, hanno preso Danilo Cecchina, che è una buonissima tiratrice, che l'anno scorso ha giocato in FIBA Cup, ma che con la sua nazionale, che è quella russa, ha vinto l'Europeo essendo la migliore realizzatrice della squadra, sicuramente una tiratrice che dovremo controllare bene. Hanno preso un'altra giocatrice, Sintiak, del Bielorussa, anche lei l'anno scorso ha giocato poco perché è infortunata. In effetti abbiamo questo piccolo vantaggio di non incontrare Rebecca Branson, che è fresca di titolo NBA, e Sabova, che si è infortunata nell'ultimo torneo a Istanbul, che sicuramente potrebbe darci un piccolo vantaggio. Però io so per esperienza che quando comincia l'Eurolega tutte le squadre vanno in campo, e sicuramente sarà una battaglia, a prescindere dal fatto che giochi in casa o fuori, sicuramente una partita dura che dovrà vederci con tutte le lampadine accese, come dico io, perché vogliamo partire bene, così come abbiamo fatto la Supercoppa. Vogliamo essere pronti per questo test, che è il primo, ma che, come dicevi prima tu, dopo ci sarà Taranto, dopo comincerà la rumba, per cui dobbiamo essere pronti e davanti al nostro pubblico cercare di portare a casa il risultato. Senti, rispetto alla partita che ha consegnato la Supercoppa contro un Vertice, che è un altro avversario che sta ancora trovando i meccanismi anche dal punto di vista fisico, ecco, cosa comunque ci sarà da mettere in più rispetto alla partita contro la squadra di Serventi? Ma sicuramente ci sarà da mettere più il fisico, il cuore 40 minuti, l'abbiamo fatto a fase alterna nella partita di Coppa, ma è normale, siamo ancora in una fase di rodaggio, però non abbiamo più tempo per rodare, e quindi sicuramente sarà una partita più fisica. I contatti verranno valutati diversamente, perché nell'Eurolega comunque l'arbitraggio tollera di più alcuni contatti, e in questo speriamo di avere un piccolo vantaggio rispetto alla partita di domenica, perché Ford, che è una giocatrice che è abbastanza fisica sotto canestro, probabilmente
ha pagato qualcosa nella partita di Supercoppa. Quindi speriamo di averla più in campo, un po' più presente, perché sicuramente sarà limitata dai falli. Per il resto tutte dovranno fare del loro meglio. D'altronde questa è una competizione che ormai giochiamo da anni, sappiamo quali sono i contatti, qual è il livello delle squadre avversarie, quindi dobbiamo mettere in campo la migliore, così, la migliore nostra faccia, che al momento sicuramente non è al top, come è giusto che sia, però speriamo che basti.